Non discutibile, inesistente. È chiaro che dopo una prestazione del genere, quando sei in difficoltà, ti abbatti. Però noi il primo tempo l'abbiamo stato un ottimo primo tempo. Poi dopo abbiamo avuto l'ennesima occasione per fare gol con Gaetano, non ce l'abbiamo fatta, e lì piano piano sono scese non le motivazioni, ma le forze. Avevo un cambio, l'ho provato con Sellare e non è andato, diciamo, sperate. Quindi dopo, quando gli spazi sono aperti, loro hanno messo 5 giocatori freschi e noi non avevamo altri. Quindi dopo hanno fatto questo 2-0 nella ripartenza e da lì è finita la partita. Non mi sembra, io ho in mente il primo tempo dove noi giocavamo, dove noi abbiamo avuto tre situazioni importanti con Gaetano per fare gol, loro non si erano avvicinati all'area. È chiaro che se tu vai a vedere il secondo è normale che le seconde palle noi dovevamo cercare di recuperare, quindi gli spazi si erano aperti. Non è un problema di mollare, anzi la squadra ha giocato fino alla fine, ha cercato di mettere in campo tutto quello che aveva. Non posso rimproverare niente perché eravamo veramente 12 oggi. E poi l'episodio oggi è stato clamoroso, quindi dopo un po' ti crolla anche il mondo addosso. Zaccagno secondo me ha fatto una buona partita, è stato reattivo, è stato bravo, è uscito, quindi la scelta è stata dettata dal fatto che lo vede in allenamento, che si allenavano bene, quindi non lo so, i rinforzi, c'è la società che fa questo, quindi dovrete chiedere alla società su questo. Primo tempo non mi sembra. Se andiamo a vedere gli ultimi 20 minuti dove Castagnetti abbiamo sbagliato 2 gol, è questo. Se ci giudica questo mi dispiace, ma non è questa la verità. La verità è la squadra che il primo tempo ha giocato veramente un calcio importante. E non dimentichiamoci che noi abbiamo avuto tre situazioni con Gaetano e siamo arrivati davanti alla porta. Quindi il primo tempo secondo me è stato disputato bene. Poi nella stanchezza, se si guardano gli ultimi due passaggi sbagliati di Castagnetti, quello di Zortea, vuol dire volere guardare solo il negativo. E questo non ci sto, perché secondo me la squadra oggi ha dato quello che aveva e ha fatto più di questo non poteva fare. Secondo me è stata azzeccata perché la squadra ha giocato bene. No. Sì, perché poi o mettevo un ragazzo della primavera e lo mettevo in grande difficoltà, invece secondo me abbiamo messo la squadra molto bene in campo, l'ho messa molto bene secondo me, e il primo tempo mi ha dato risposte giuste. Poi è chiaro, dopo che perdi 1-0 devi cercare di forzare, quindi gli spazi si aprono. Noi avevamo poche forze e quindi abbiamo disputato un secondo tempo al di sotto del primo sicuramente.